Una giornata per raccontare le eccellenze del territorio. Chef, food blogger e giornalisti presenti in questi giorni in costiera per Festa a Vico hanno preso parte ad un tour tra cultura ed enogastronomia che li ha portati alla scoperta di Castellammare di Stabia. Una visita cominciata a Villa San Marco, passando per le antiche terme e la reggia di Quisisana. Il tour è stato un coinvolgente viaggio nella storia e nella tradizione enogastronomica della città. E soprattutto vengono messe in luce quelle che sono le eccellenze stabiese. È quello che dicevamo un po' di tempo fa e tutti ci pigliavano per pazzi. Mettere, coniugare la vicenda enogastronomica con quella della filiera archeologica. Oggi è una prima testimonianza di questo, lo viviamo qui in un palcoscenico sempre unico come quello di Antiche Terme. Coniugare le due cose non è impossibile, tutt'altro, deve essere un motore della nostra economia, della nostra ripartenza da un punto di vista di identità culturale e soprattutto di, come dire, rinnovare quella che è la cartolina di Castellammare. Rifugiamo dall'olografia di un tempo e ripartiamo da una nuova cartolina. Oggi è la prova che Castellammare ha grandi risorse, grandi potenzialità. Noi abbiamo 40 ospiti fra giornalisti, food blogger, chef che stanno da stamattina girando Castellammare, scavi, reggia, terme, lungomare, e a questo si aggiunge una grande eccellenza dell'enogastronomia. Siamo riusciti ad allestire un brunch con i più grandi prodotti della città, con i più grandi produttori, e stiamo offrendo un brunch ricco, luculliano, segno che Castellammare ha una potenzialità enorme. È chiaro che l'enogastronomia è uno dei punti di forza del turismo in questo momento, puntando anche su questo, oltre alle sue bellezze naturali, Castellammare può rinascere, e stamattina è la riprova. Siamo riusciti, grazie allo chef Gennaro Esposito e a Vittoria, ad avere tutti i giornalisti, gli chef che hanno partecipato ieri a Festa Vico per questa gita dedicata a loro. Ogni anno è prassi di Festa Vico di ospitare in una città vicina e quest'anno abbiamo avuto questo regalo. Sicuramente una grande vetrina, le ville di Stabia, le antiche terme e la reggia di Quisisano, il nostro fiore all'occhiello con il fiore all'occhiello della gastronomia stabiese, quindi tutti i prodotti legati al territorio stanno facendo bella figura.